allora Mario, seconda uscita, secondo test, come sta andando questo ritiro? Come vedi la squadra in questo momento? Allora, la squadra la vedo bene, ci stanno tirando il collo, ma come è giusto che sia il ritiro. E queste partite ci servono per provare tutto quello che ci chiede il mister, anche sbagliando qualcosa, l'importante è provare e conoscerci con giocatori nuovi, tutti i compagni nuovi. Però stiamo dimostrando di andare bene, anche se il livello non è alla pari, ma sicuramente stiamo facendo ottime cose. Sei tornato a Vicenza, come lo trovi questo gruppo in questi primi giorni di ritiro? Allora, sono tornato, sono felice di essere tornato e sicuramente lo trovo più voglioso, più grintoso, voglia di dimostrare che l'anno scorso non è stata una stagione, come si dice, che volevamo, comunque ci va stretta questa cosa di essere retrocessi e vogliamo dimostrare che siamo all'altezza di una categoria superiore. A livello tuo personale, l'anno scorso hai avuto anche qualche problema nel fisico, quest'anno come stai e cosa ti aspetti? Sì, allora, questo è il terzo anno che sono qua e devo dire che il primo anno dove inizio il ritiro senza problemi fisici, sono stato operato alla schiena, quindi quest'anno diciamo è l'anno del riscatto e devo dire che per adesso mi sento, anche per fortuna, mi sento molto bene fisicamente, spero di dare una mano alla squadra e vediamo come va. L'intesa con i compagni di reparto, come sta andando? Bene, bene, loro la maggior parte li conoscevo, sono tutte brave persone, poi sono tutte anche più grandi, quindi sono loro che danno una mano a me, più che io a loro, e sono felice di ritrovarli e di giocarci assieme. Ti abbiamo visto anche andare in gol, questo nuovo modulo, quindi ti permette anche questo? Sì, il mister gli piace portare anche i braccetti avanti. Poi il gol e il calcio d'angolo più o meno sono un po' delle mie caratteristiche, speriamo di ripeterci in campionato. Grazie. Secondo test, che cosa hai visto di buono oggi e che cosa è cambiato rispetto alla prima partita? I ragazzi fanno, è una cosa molto positiva, hanno intensità, abbiamo lavorato in questi due giorni tantissimo e non pensavo che oggi riuscissero ad andare forte, invece sono andati forte anche oggi, quindi sono molto contento di questi primi 10 giorni di lavoro perché i ragazzi stanno mettendo tutta la concentrazione del caso, stanno faticando tanto, però i concetti li hanno quei pochi che abbiamo lavorato, non è cambiato neanche insomma da 2 giorni fa, però quei pochi che abbiamo lavorato li mettono in pratica, cercano di metterli in pratica e quindi sono soddisfatto. E quanto lontana è la squadra rispetto ai tuoi principi, alla tua idea di calcio? Ci stiamo avvicinando? La mia idea di calcio è questa, la mia idea di calcio è quella di andare in avanti, di andare a pressare, di cercare di dominare le partite, e i ragazzi si stanno provando, naturalmente il benefit degli avversari che abbiamo affrontato, e li ringraziamo per averci per averci dato la possibilità di giocare, però insomma il livello era basso e però noi stiamo lavorando bene, stiamo lavorando forte, i ragazzi hanno intensità, hanno voglia, hanno dinamismo, hanno continuamente voglia di migliorarsi. Continuo a spendere parole per i giovani perché mi stanno ben impressionando diversi dei nostri giovincelli, e i vecchi invece bisogna fare i complimenti perché hanno alzato il livello, anche loro riescono ad andare forte, quindi sono soddisfatto di questi primi 10 giorni, sono soddisfatto. Prima uscita anche per Ronaldo, quali sono le sue impressioni? Beh, stanco, è arrivato 3 giorni fa, abbiamo ragionato fino all'ultimo se farlo giocare o no, però avevo voglia di vederlo un po' in campo, avevo voglia di dargli un po' di minuti, naturalmente non può avere il passo né il passo né la condizione, però insomma è un giocatore che ha un piede
ha un piede importante che ci può dare tante soluzioni di giocata. Giacomelli come l'ha visto? Bene, bene, Giacomelli si sta lavorando bene, forse si è presentato in una condizione, non lo so, non l'ho visto negli altri anni, però si è presentato in una condizione importante, secondo me ha perso del peso, ma secondo me i dati dicono che ha perso del peso, che si è presentato benissimo in ritiro e sta bene. C'è ancora una lunga finestra di mercato, almeno sulla carta, secondo me cosa manca per chiudere il puzzle della rosa dal punto di vista dei numeri e anche dei uomini? E ce lo teniamo per noi come abbiamo fatto finora, stanno i direttori lavorando veramente bene, abbiamo delle idee, penso che in questo momento il lavoro sia da fare in uscita, abbiamo ancora qualche giocatore da far uscire e ci stiamo concentrando su quello. Domani o in questi giorni potrebbe arrivare un altro giocatore. Potrebbe arrivare Scarzella, e non lo so, però insomma le trattative sono queste e sono giocatori importanti, ma io sono molto soddisfatto di quelli che stanno lavorando in questo momento. Chi arriverà dovrà allinearsi ai lavori che stanno facendo questi ragazzi, perché ripeto, stanno andando forte e quindi chi arriverà dovrà subito allinearsi. Seconda uscita anche per Confent, come stanno proseguendo le valutazioni su di lui? Oggi li ho visti meglio, li ho visti più attenti, li ho visti concentrati, sia con Fente che Grandi, tutte e due. Anche Grandi, soprattutto con i piedi, oggi ha fatto molto bene. E come dicevamo prima, c'è ancora tanti giorni di mercato e quindi loro hanno ancora diversi giorni per lavorare e aspettiamo a fare delle valutazioni. È piaciuto al netto del test, insomma, non così sono complesso, anche Irradi, come l'ha visto? Soprattutto perché nel suo modo di giocare Irradi può avere il doppio ruolo, no? Assolutamente sì, lo conoscevo, me ne hanno parlato, sapevo che aveva caratteristiche che potevano piacermi, deve continuare a lavorare come sta facendo e le sue caratteristiche sono caratteristiche che mi piacciono. Ma anche Corradi, il ragazzino 2005, sta facendo un ritiro importante, è un giocatore veramente interessante, naturalmente dovremmo dargli il tempo di crescere, però è un ragazzo veramente interessante. Ti ho battuto sugli attaccanti, come li vede, l'intesa sta crescendo? Sì, assolutamente sì, possono giocare a due come abbiamo giocato oggi il primo tempo, possono giocare a tre perché Ruffini ha caratteristiche da poter giocare anche sotto punta. Ruffini è molto bravo a attaccare lo spazio, Ferrari è molto bravo a fare spazio e andare a ricevere poi cross e andare a ricevere il pallone dentro l'area, è una coppiata di attaccanti importanti. Dietro Busatto, Alessio e Mancini sono ragazzi che stanno facendo bene, quindi sono giocatori che in questo momento alzano il livello dell'allenamento. Un altro giocatore che ha cominciato con un altro piglio è Belmonte, cosa gli pare di lui? Beh, un giocatore che in questa categoria può fare la differenza in qualsiasi momento, è un giocatore che ci teniamo molto stretto, ripeto, che danno a passo importante, a corsa importante, nei test è stato uno dei più forti e quindi può fare tranquillamente tutte e due le fasi. Io penso che in quel ruolo che ha giocato oggi possa avere ancora margini di miglioramento e può diventare veramente un giocatore importante anche per l'età, dal meno uno giovane. Grazie. Grazie a voi.